Gianni Tronci, titolare dell'azienda Arredamenti Art Design di Nuoro. Trattiamo arredamento di interni, esterni e contract. Variamo dalla cameretta alla cucina alla camera da letto, settore alberghiero con tavoli, sedie, ristorazione, quindi preparazione cibi con cucina, frigoriferi, eccetera. L'azienda è iscritta in Sardex da circa 2 anni. Ci troviamo molto bene in Sardex. Unico problema è spendere i nostri crediti, piccoli crediti accumulati che purtroppo per varie vicissitudini probabilmente ancora non riusciamo a capire bene il meccanismo di Sardex. Ottimo strumento Sardex per poter comunque sviluppare altro lavoro, quindi aumentare i fatturati, aumentare il numero di clienti. Ottima iniziativa perché permette a noi imprenditori di, oltre che di sviluppare volume d'affari, ci permette di trovare altri clienti anche all'esterno delle nostre zone, quindi nel caso Sardegna, Cagliari, Sassari, stanno in Nuoro e zone limitrofe a Nuoro, dove magari non avevi mai accesso perché c'era il concorrente locale. L'unica difficoltà, ripeto, è spendere alcuni crediti, in quanto mancano probabilmente per noi aziende, mancano rifornimento, quindi il gasolio, che è una delle spese più grosse almeno nel nostro settore, e l'energia elettrica, dove è praticamente lo stesso per noi, sono una grossa spesa. Poi spendo molto i crediti per la mia persona o per la famiglia comunque. Altro a cui potrei rimproverare a Sardex è magari la mancanza soprattutto qui a Nuoro, di tavole calde, bar e ristoranti, che sono, diciamo, alla fine quelli dove è più facile spendere i crediti. Sardex è la possibilità di spendere crediti, e una parola per descrivere Sardex potrebbe essere autonomia locale. Un'autonomia che spero venga eseguita nel breve tempo. Ci sono acquisiti nuovi clienti, una decina circa, che non avevo mai sentito, neanche mai visto. Vantaggi poi aziendali, oltre all'aumento del fatturato, quindi all'aumento dei clienti, che poi da cliente per passaparola porta altro cliente. Altro vantaggio: entrare in Sardex è un vantaggio che viene di seguito sul territorio, quindi la possibilità di lasciare tutti i crediti, tutto ciò che è prodotto in Sardegna rimane in Sardegna e non va a finire magari in continente, così come diciamo noi sardi. Il resto, sempre una bellissima iniziativa. Dal futuro mi aspetto l'ingresso di nuove attività, soprattutto magari da parte dei miei fornitori, anche se sono tutti quanti continentali. Comunque l'ingresso di attività più inerenti al mio stesso settore. Un'altra cosa che mi aspetto dal futuro è l'ingresso magari da parte delle istituzioni regionali, con tasse locali, eccetera. Consiglio vivamente l'iscrizione a tutte le attività. Sardex, il circuito siamo noi. Thank you.